della salita è uno dei tratti più impegnativi della salita. Adesso c'è un tornante e un controtornante. Altro posto dove si fa il tiro a volo. Si lascia il territorio di Calvi Risorta per entrare nel comune di Rocchetta e Croce. Cartello di benvenuto. In fondo, in alto, si può notare il bellissimo borgo. Un altro tornante. I tornanti si susseguono repentinamente.
Arriva, campione! Sto filmando, campione! Che stai facendo, le rivedute? Incontro casuale con un grande campione, Angelo Riccio. Sta facendo le ripetute con un lungo rapporto forza resistenza. Angelo, come va? Antonio, da quanto tempo non ci vediamo? Sì, sempre in forma, sempre smagliando in agilità, altissimo livello stai, Antonio, veramente stai alla grande. Niente, mi sono tornato a rete per salutare. Ti ringrazio, il campione. Questa è comunque la terza salita che mi fa. Si è tornato per farmi i saluti. Ringrazio enormemente. Un grandissimo amico. Compagno di molte scorribande in bicicletta. Sempre in compagnia di Angelo, che mi ha fatto notevolmente aumentare l'andatura. Altro tornante, ennesimo tornante. Angelo tira un rapporto impressionante. E da qui si può dire che inizia la seconda parte della salita di Rocchetta. Tratto molto impegnativo. È vero Angelo, qua inizia la seconda parte più impegnativa, eh? Tratto al 6%, 7%, però tira fino alla cima, eh? No, non tutta, però diciamo da qua alla cima mancano 2 chilometri, diciamo 1,5 chilometri, pesantino, poi inizia a spianare, 5%, però sempre salita, eh. Creiamo una rampa.
canale qual è? Come? Il canale dove stai? Come si chiama? Chi? Coppa YouTube. YouTube. Vai a vedere Antonio Marcello. Antonio Marcello. Okay. Su YouTube. Antonio, sei ieri che non va a nominare. Ah. A Giordano. Sì, come no, come no. Stiamo parlando di un nostro vecchio conoscente, Giordano, un ciclista conosciutissimo della nostra, che purtroppo ci ha lasciato. Questa era una delle sue salite, è vero? Sì, sì. Allora eravamo ragazzi e ci ha fatto innamorare come pedalava. Molto corretta sulla bici, passione a mille, è stato un esempio, dai. Ottima precisa descrizione di Angelo al riguardo all'amico scomparso Giordano. La salita continua con qualche rettilineo, seguito da tornanti di un altro ragazzo. Dimmi, Angelo. No, era un ragazzo che stamattina stavamo salendo qua un'oretta fa, un'ora e mezza fa, e abbiamo parlato di te. Ah. E sei come la Turi, cioè non ti scarichi mai. Sempre fortissimo, tu hai sempre passione questa mano, cioè pane e bicicletta, no? Angelo sta parlando di me. Sì. Mattina ho incontrato un amico conoscente suo e mio che mi ha fatto i complimenti per la mia età e per la passione per la bici. Aveva questo tratto, dimmi, Angelo. Sì, questo tratto è, diciamo, uno dei più come altimetria, più, diciamo, più la percentuale sale, siamo sull'8%. Ah, ecco. E saranno 500-600 metri e poi si normalizza di nuovo. Diciamo questo tratto qua è il più pesante. Angelo è un decano di questa salita, del resto pur essendo mio paesano di Sparnese abita sotto la salita a Calvi Risorta, e questo è il tratto che Angelo indicava. L'otto nuova. Ancora tornanti. Angelo mi chiedeva di un amico comune, Claudio Romagnoli, che tempo fa è caduto avendo anche serie conseguenze, e mi sembra che ha iniziato di nuovo a pedalare. Usciamo sta strada malamente. Ciao. Giorno. Automobilisti ce l'hanno sempre con i ciclisti, è un odio continuo. Non manca molto a culmine della salita. In alto si possono osservare le prime abitazioni.
40? Io? 7,5. Spaguraccio. Siamo all'ultimo tornante, diciamo, prima dell'abitato. Ecco qui, a sinistra si va alla frazione di Valdassano, una frazione di Rocchetta e Croce in pianura, mentre il comune è situato in alto qui a Rocchetta. Ecco qui, siamo arrivati a Rocchetta, altitudine 480 sul livello del mare. Sul rettilineo che porta al centro abitato. L'ultimo tratto in San Pietrini, adesso andiamo alla fontana a prendere l'acqua. Borgo di Rocchetta. Il comune. Qui c'è la villetta dove rifornirsi dell'acqua. Ci fermiamo. Angelo, prendiamo l'acqua? Facciamo una bella panoramica del borgo. Lì in fondo è la strada che si inertica per arrivare all'altra frazione più in alto di Croce. Difatti il comune si chiama Rocchetta e Croce. Angelo, ci accingiamo a fare la discesa della Rocchetta fino a Calvi Risorta. Andiamoci innanzi, vai tu innanzi, va, così ti ripigli. Ti faccio un video a rete.